Boris Quazza, tutti noi attori speriamo di sì. Altezza, età e peso. Ma io dove va la carta d'identità? Questo è un riferimento a Cagna Maledetta di Boris. Molte attrici mi vengono e dicono, ti prego, mi dici Cagna Maledetta? Allora, vediamo un po'. Altezza, età e peso. Ma io dove va la carta d'identità? Va bene. 1,73, 59 anni, 90 kg. Isola dei Famosi. Non capisco l'attinenza perché non ci sono mai stato e non la vedo, non l'ho vista così a pezzetti. Conosco qualcuno che ci è andato. Eccala, moglie e figlio. Emanuela Rossi è mia moglie, lavoriamo in teatro insieme, però abitiamo in due case diverse, così evitiamo di litigare. Il figlio Andrea, 20 anni, è l'amore della mia vita. Voce. Beh, la voce è, diciamo, uno strumento di lavoro che utilizzo da quando ho cominciato, grazie al doppiaggio, alla radio e agli audiolibri che ultimamente, insomma, cominciano ad andare di moda. Laurea, no, purtroppo non mi sono laureato, ho fatto 3 esami all'università, ma allora c'era il militare che incombevano, se facevi un esame potevi rimandare di un anno il militare, e per quello ho fatto 3 esami, poi sono partito, ho fatto il militare. Disco. Sì, un pazzo che si chiama Alfredo Saitto, che è un mio amico e saluto, ha sentito le canzoni che avevo scritto durante le riprese di Boris, negli intervalli, e ha detto, facciamone un disco, ne ha scelte 12, abbiamo fatto un disco che si chiama Io vendo le emozioni. Chuck, ecco, Chuck è una canzone, diciamo, è quella più rappresentativa e racconta un po' le sensazioni che prova un attore come me su un set in quel momento. Laziale. Sì, perché quando arrivai a Roma nel 72, il mio compagno di banco mi portò allo stadio a fare il bibitaro, vendere i bibite in Tribuna Tevere. Avevo 16 anni e in quella stagione, anzi in quella successiva, la Lazio vinse lo scudetto e per quello io mi sono innamorato di quella squadra, di quella maglia. René Ferretti. René Ferretti è il personaggio che io faccio in Boris, è il regista di una scalmanata troupe che gira una soap opera abbastanza di dubbio gusto, e René Ferretti capitana tutto questo, insomma un personaggio che mi sta molto a cuore. È un incontro felice tra attore e personaggio. Emigratis. Emigratis, Pio Amedeo, sono due pazzi anche loro, però geniali, perché si sono inventati questo format dove loro vanno in giro per il mondo a scroccare, a tormentare i personaggi famosi, e io faccio la voce critica, scritta sempre da loro, che, diciamo, commenta dalla parte del pubblico quello che accade. Assassin's Creed è un videogioco dove facevo la parte del pirata Barbanera. Non sono molto appassionato, perché giocavo quando ero ragazzino, ma i videogiochi di allora, che erano quelli che c'erano nei bar. Mio figlio è un campione alla PlayStation. Ah, Forrest Gump. Forrest Gump è un film, Tom Hanks, doppiato da me. Superai diverse selezioni per arrivare a quel punto, perché il problema era che Tom Hanks aveva un modo particolare di parlare, ma in più c'era un accento dell'Alabama. Quindi non si poteva fare con accenti regionali, ma bisognava trovare un modo e alla fine lo feci. George Clooney. George Clooney, sì, ho cominciato a doppiarlo nel film Un giorno per caso, era il film con Michelle Pfeiffer. Ho cominciato a doppiarlo lì, le prime volte mi facevano fare il provino, poi dopo adesso lo faccio d'ufficio, diciamo, finché non nascerà qualcuno che dice basta, non vogliamo più Pannofino. Attrici cagne. Vabbè, questo è un riferimento a Cagna Maledetta di Boris. Devo dire che molte attrici mi vengono e dicono, ti prego, mi dici Cagna Maledetta? Anche famose. Chi doppia? Beh, George Clooney l'abbiamo detto prima, poi c'è un altro a cui sono molto affezionato che è Denzel Washington. Poi ne ho fatti tanti, ho fatto Daniel Day-Lewis, Kurt Russell, Banderas, Mickey Rourke, adesso non mi ricordo tutti, ma insomma. Harry Potter. Harry Potter è stata una delle ultime belle cose che ho fatto, che è l'audiolibro, un'operazione che è venuta molto bene, che ho fatto volentieri perché mi piace leggere ad alta voce. Dimagrito, purtroppo non è vero. Tento disperatamente di dimagrire, ma la bilancia non mi dà ragione. Pure faccio sacrifici, li faccio, giuro. Fedez, ah Fedez, sì, avevo fatto anni fa una voce introduttiva dei suoi concerti, la mia voce che accompagnava delle immagini. Facebook. Sì, sto su Facebook, però non sono molto attivo, sinceramente. Facebook è utile per i compleanni e per sapere quando è morto qualcuno. Anche per ritrovare persone magari che non avresti più incontrato. Sanremo. Io sono nato vicino a Sanremo, a Pieve di Teco. Ho vissuto a Imperia, che è il capoluogo di provincia, e una volta da bambino andai a vedere le prove del festival. E nada mi fece così sulla testa. Che emozione. Scherzi a parte. Credo fosse l'anniversario, il ventennale, non so, di Scherzi a Parte, ho fatto anche lì la voce fuori campo, scherzosa, naturalmente. Cane, non nel senso dell'attore, spero. Sì, ho un cane che si chiama Lucky
più altro di mio figlio, però insomma mi fa le feste anche a me quando mi vede, anzi è l'unico che mi saluta quando arrivo, Corrado Guzzanti. Purtroppo non ci vediamo mai perché poi siamo sempre impegnati, però è stata una delle persone con cui ho lavorato meglio nella mia vita, molto stimolante, emozionante, spero di ripetere. Boris Quazza, solo Dio può dirlo, non lo so, tutti noi attori speriamo di sì, però non dipende da noi, solo Dio lo sa.